In questo tutorial di Arcadia vediamo adesso come poter gestire quello che è l'importazione di un file di progetto in formato DVG o DXF. Arcadia infatti ha la possibilità di poter già lavorare direttamente su tali formati perché ha di base quello che è un motore CAD, IntelliCAD. Quindi andiamo sul menu in alto a sinistra, LT, e andiamo a fare apri progetto. In questo caso io vado direttamente a prendermi quello che è il file di lavoro, quindi io posso tranquillamente partire da quello che è un file vettoriale. Vedete qui in basso tipo di file già è settato in formato standard DVG. Potrei anche scegliere altre tipologie di formato come DXF, DGN, sono tutti formati vettoriali, quelli più utilizzati, i principali, ma essendo nativo formato file DVG 2018, io tranquillamente posso selezionare file standard DVG, prendere il mio progetto DVG e fare apri. Come vedete, in automatico mi va a caricare all'interno dell'area di lavoro quello che è il mio file DVG. Vedete, queste qua sono tutte effettivamente delle entità CAD, linee, polilinee, e che vanno a rappresentare quello che è il mio progetto. Nella finestra di gestione progetto, infatti, vengono riportati tutti quelli che sono i layer. Posso andare ad attivare ogni singolo layer, vedete qui lo rendo attivo, vedete, si evidenzia. Ovviamente posso spegnere, accendere quelli che sono i layer di riferimento, dare a segnare un colore, bloccare con un lucchetto o se devo fare delle stampe andare appunto a eseguire, disattiva la stampa di questo elemento o di questo layer in particolare. Essendo però un orientamento ad oggetti, io posso utilizzare quelle che sono le funzioni oggetto CAD. Cosa vuol dire? Nel momento in cui io vado a definire quello che è una vista di progetto, cioè dal menu vista andiamo a creare quello che crea vista, quindi vado a definire quelli che sono gli assi di vista del mio progetto. In questo caso io prendo come riferimento quello che è un angolo in comune, avendo anche più piani di riferimento, io vado a scegliere quello che è corrispondente ad ogni piano e che va a perfettamente ad agganciarsi. Quindi vado a definire questi che sono gli assi della vista, si crea quello che è la vista di progetto e da qui con l'entità CAD io posso comunque disegnare. Andiamo a vedere in dettaglio. Se io voglio disegnare una linea, ecco qui, vado sul menu CAD, linea. Posso quindi disegnare quella che è la linea di riferimento. Ovviamente qui nel menu CAD abbiamo tutti quelli che sono gli snap di riferimento, vertice linee, fine linee e quant'altro. Vedete, io sto disegnando quella che è una linea di riferimento. Vedete, si agganciano gli snap. Ecco qui, questo è tasto destro confermato. Ovviamente in questo caso però non è che vado a disegnare sul layer su cui era riportato vedete, il muro attivo qui dallo sfondo, perché il DVG di base mi viene vista come sfondo base di riferimento del mio progetto. Vedete, la linea è rimasta disegnata e non si spegne insieme al layer. In realtà si trova su vista 1, quindi la vista di progetto che abbiamo creato, e si è attivata all'interno praticamente degli elementi utente. Quindi ogni oggetto che io vado a creare sulla vista di lavoro viene riportato all'interno degli elementi utente. Poi ovviamente io posso scegliere anche di cambiare il colore, vedete? Ok, e quindi mi dà la possibilità ovviamente di poter andare a inserire quelle che sono le informazioni dell'elemento CAD. Ovviamente in ogni caso posso utilizzare ovviamente anche il comando F8 orto come il classico CAD e qui ci sono tutte le funzioni di base di inserimento di gestione CAD, quindi posso anche tranquillamente eseguire appunto una selezione, tasto destro posso fare le funzioni di sposta, ruota, scala, taglia, estendi, esplodi, porta avanti, porta indietro. Quindi io posso uscire, andare nelle proprietà dell'elemento oggetto, cambiare il colore, la penna, lo stile, insomma tutto quello che mi interessa su quel determinato elemento oggetto.